per modificare quello che era l'esistente del piano al 2014. Abbiamo fatto un incontro qua insieme sia all'associazione di categoria sia ai sindacati. Le modifiche sono state pochissime, però sono state raccolte praticamente in questi 3 anni alcune osservazioni e sono le seguenti. Allora, le modifiche sono l'eliminazione del posto numero 5, settore non alimentare, per il mercato del giovedì, con la collocazione non idonea vicino agli spazi destinati agli espositori difficilmente utilizzabili. Eliminazione posto numero 11, settore produttori agricoli, che era riservata alla vendita agli animali vivi. Il concessionario non effettua più tale commercio, ma vende prodotti agricoli e alimentari, e quindi è stato spostato ad altri produttori agricoli per motivi sanitari. Modificato il settore merceologico dei posteggi 8 e 9 per vendita di animali vivi del settore non alimentare a settore alimentare, sempre per vendita di animali vivi destinati al consumo umano. Questo per quanto riguarda il mercato del giovedì. Un'altra cosa è stato lo spostamento della fiera venatoria dalla zona del parco di Serravalle all'originaria ubicazione di Piazza Ristori. Il totale dei posteggi è rimasto uguale di 9 posti, ma un posteggio non alimentare è stato trasformato in alimentare, ritornando alla situazione originaria. Risultano quindi 6 posteggi non alimentari anziché 7, e 2 posteggi alimentari anziché 1, e un posteggio non alimentare riservato. Invece viene tolto il mercato di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, ubicato posizionato vicino ad una rotonda. Il mercato non risultava mai essere stato frequentato, in quanto la zona non era ancora abitata e presentava delle problematiche legate alla viabilità. Eliminazione delle tradizioni della fiera promozionale Empolissima, che saranno gestite come manifestazioni commerciali straordinarie. Eliminazione di 3 chioschi per somministrazione alimenti e bevande, che andranno a confluire nel piano dei chioschi. Invece viene aumentata la superficie dei posteggi nel settore alimentare in via Lucchese dalla Piccola, scusate, in via Dalla Piccola e di via Castelluccio, angolo via Lucchese, da 24 metri quadri a 36. L'ampliamento della superficie ci ha concesso in maniera sperimentale ai titolari di concessione. Mentre invece viene istituito un posteggio riservato agli operatori diversamente abili nel settore alimentare all'interno del mercato rionale attivo in occasione delle partite disputate dall'Empoli Football Club e in occasione di altre manifestazioni allo stadio comunale, a seguito di un accoglimento di questa richiesta pervenuta nel 27 settembre, anno in corso. Questo è per quanto riguarda il discorso del piano. Per quanto riguarda invece il testo del regolamento, come il Consiglio ben saprà, abbiamo dovuto adottare quello che è la legge Bolkestein, che va un po' a rimettere in discussione quelli che sono i caratteri del regolamento. E come Comune di Empoli abbiamo accolto in pieno quella che è stata l'intesa Stato-Regioni, quindi abbiamo accolto quest'intesa dando un massimale del 40% ai concessionari uscenti. Mentre per quanto riguarda i successivi punteggi, ci siamo orientati per la legge regionale che dà premialità alla professionalità e anzianità a livello di commercianti e successivamente abbiamo preferito dare dei punteggi in ambito sociale, quindi dando 3 tipologie in maniera differente. Quindi l'articolo 19 che va a regolamentare la graduatoria per poter assegnare i posti, che era diciamo quella corposa da questo punto di vista, ve la vado a elencare. Prendo gli occhiali perché sono diventato vecchio anch'io. Allora, articolo 19, formazione delle graduatorie. Punteggi utili, tanto voi l'avete già letto, però insomma lo riscorriamo insieme. Punteggi utili al fine di formare le graduatorie, di cui l'articolo 18,3 sono ricavati in sede di prima applicazione sulla base dei seguenti indicatori. Prima applicazione perché? Perché comunque questa applicazione che verrà data sarà solo fatta per questa graduatoria. Quando ci sarà la scadenza ai 12 anni, questo criterio non ci sarà più.
maggiore professionalità acquisita, il posteggio messo a bando, comprovata l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, quale azienda attiva relativa all'attività di commercio sulla Repubblica, anche se maturata in periodi di scontini, riferita al soggetto titolare dell'impresa alla data di pubblicazione del bando sommata a quella dell'eventuale sudante causa. Comma B, anzianità di iscrizione al registro delle imprese, quale attività relativa all'attività di commercio sulla Repubblica, posseduta dal partecipante al bando anche se maturata per periodi discontinui. Comma C, ulteriori criteri potranno essere comportare un valore di complessivo 30 punti con le modalità previste dal comma 5, lettere A, B e C. 2. La maggiore professionalità indicata al precedente punto A avrà la seguente valutazione: 40 punti al concessionario uscente. Il punteggio previsto dal comma 1, lettera A, in conformità a quanto indicato al punto 2 della lettera A dell'intesa raggiunta nella conferenza unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, attribuibile solamente a chi risulti alla data della pubblicazione del bando titolare del titolo abilitativo, ovvero intestatario dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 74, comma 1 della legge regionale. 4. Il punto relativo alle precedenti previsioni della lettera B del comma 1 sarà così applicato. A, comma A, un punto per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese, quale azienda attiva alla data di partecipazione al bando relativa all'attività di commercio sulla Repubblica, riferita al partecipante al bando, anche se maturata per periodi discontinui, per un massimo di 30 anni. 5, e l'altro punto, per ulteriori criteri di cui 1 alla lettera C, i punteggi saranno così ripartiti: 10 punti per i partecipanti al bando che dimostrano di avere un figlio convivente diversamente abile, ai sensi della legge 5 del febbraio 92, numero 104. Legge quadro per l'assistenza e integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Oppure, in alternativa e non in aggiunta, 10 punti agli operatori diversamente abili, ai sensi della legge 104 del 92, che partecipano per l'assegnazione di posteggi in aree mercatali dove non sono istituiti posteggi riservati per disabili. Questa è stata una modifica che abbiamo discusso in commissione ed è stata variata. Gli altri 10 punti al bando che rientra nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile, ovvero i soggetti che alla data di pubblicazione del bando risulteranno di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ai sensi della legge 95-95. Gli ultimi 10 punti... No. Non mi torno, aspetta. Sì. Ecco, gli ultimi 10 punti sono per i partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro indipendente o subordinato a qualsiasi tipo e che risulti il loro stato di disoccupazione al centro di impiego da almeno 6 mesi. Questa è come viene formata la graduatoria. Poi c'è tutto il resto, insomma, non so se avete letto il regolamento, per chiarimenti, ecco, siamo a disposizione. Bene, grazie Assessore. Allora, iniziamo la discussione su questo punto. Ci sono interventi? Ah, domande, anche se ci sono, certo. Già, mi scordavo che te c'hai le domande sempre pronte all'ultimo. Prego. Allora, prima di tutto un chiarimento su questo articolo 19, perché non capisco l'italiano, la descrizione italiana. Allora, il primo punto, il punto A, Assessore, del comma 1, la lettera A del comma 1, dice maggiore professionalità acquisita nel posteggio, eccetera, eccetera, e dopo si chiarisce al comma 2 la maggiore professionalità indicata al precedente punto avrà la valutazione seguente: 40 punti al concessionario uscente. Sono 40 punti al concessionario uscente indipendentemente dall'anzianità maturata in questo posteggio? Esattamente, concessionario uscente. Quindi, questo è dall'intesa Stato-Regioni. Perché l'anzianità pesa nel punto B, nel comma B. Può essere un giorno, può essere due anni. Mi pare che non sia espresso chiaramente nel testo letterale, perché sembra che ci sia un'anzianità da considerare, invece poi... Anche se maturata, comprovata dall'anzianità di iscrizione raggiunta nella conferenza unificata, cioè
Cioè, l'hanno scritto loro così. Il punto di riferimento è questo. Quindi sono loro responsabili di tutta la roba incomprensibile in italiano che c'è in questo momento. Che questa è una, che non si capiva. Vabbè, comunque, un giorno o vent'anni è uguale, perché se ho scelto... È il concessionario, certo. Mentre l'anzianità, la durata dell'anzianità, quella si monta si capisce, a quegli altri 30 punti. Ok, questo è uno. Poi vorrei capire, ora le faccio tutte le domande, sì, anche se vorrei capire la differenza, l'importanza della differenza fra fiera. Io ho visto i verbali di concertazione, ho visto che c'è stata discussione su la questione di Empolissima classificata come fiera oppure classificata come manifestazione commerciale straordinaria. Volevo capire qual è la differenza sostanziale fra queste due tipologie di manifestazioni, insomma. Dopodiché ci sono, c'ho un'altra serie di domande, te le provo a fare tutte. E il mercato mercatale, quello di filiera corta, non c'entra niente, non c'è più. No, eh? Come non c'entra? No, domanda. No, no, non fa c'entra parte niente di un'altra tipologia, cioè quelli sono produttori agricoli, è un'altra tipologia rispetto a, rispetto a Empolissima. No, 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 era un'altra domanda, scusa, non so se le devo fare tutte o se ci si risponde. Ok. Sì. Ne allora facciamo, le facciamo tutte così mi prendo appunti. Ah, No, non ho capito se il mercato, appunto, mercatale, il mercato di filiera corta sia compreso in questo regolamento oppure no, e così come il mercato degli hobbisti o i mercati dell'usato, e anche le manifestazioni straordinarie, a questo punto credo si chiamino così, che in città sono state fatte ripetutamente in questo anno, se sono normate all'interno di questo regolamento o no, tipo la festa della cioccolata, poi per dirne una che mi rimane in mente, che mi viene in mente, oppure quello che c'è stato in piazza dei Giardini, insomma in piazza Matteotti, quelle regionali. Sono normati qui dentro oppure no? Anche no, questa, perché è un... vabbè. Anche questa è una domanda. Sì. Vabbè, questo non è un'altra cosa. Il comma 1, lettera... Vabbè, questo te l'ho già chiesto, chiarire i punti. La presenza... La presenza alla spunta è contata, ho capito bene, conta come presenza l'aver partecipato alla spunta, non l'aver ottenuto in quella seduta una concessione, ok? È così? Esattamente, sono due percorsi diversi. Questa cosa qui però non conta nel bando di attribuzione della concessione, non conta assolutamente, cioè quante presenze hai accumulato come spuntista, diciamo così, non ti conta assolutamente nella... possibilità di aggiudicazione della concessione. Abbiamo fatto già richiesta alla regione, non si può fare proprio per il discorso della Bolkestein, va in controtendenza al il punteggio accumulato durante la spunta. Vieni qua accanto, però scusami, in contrasto con la... Infatti questa era un'altra delle cose, che poi magari argomento meglio nell'intervento. Non ho capito quanto è vincolato questo regolamento, cioè quanta libertà ci s'aveva di decidere in un modo o in un altro. A te mi stai dicendo, non lo potevo mettere di far pesare l'anzianità ottenuta nelle operazioni di spunta perché la Bolkestein lo vieta. A rigore la Bolkestein vietava anche di dare al concessionario uscente i punti in più. Ma però c'è stata l'intesa. Lì c'è stata l'intesa, cioè non è che io ho fatto... No, lo domando per capire, non c'è assolutamente intento polemico. È legittimo quello che dice, ma... Però per quello è stato superato, perché c'è stato un atto d'intesa, sulla spunta, non c'è, non essendoci atto d'intesa, non si può esattamente superare. Esattamente come dici. Ok. Allora rispondo sul discorso di Empolissima. Empolissima passa come mercato straordinario. La differenza tra fiera promozionale e mercato straordinario era che fiera promozionale, comunque la gestione e la pubblicazione del bando era in carico al comune, mentre in questa, nella modalità del mercato straordinario è, diciamo, l'associazione privata che si fa carico di chiamare gli espositori, ovviamente in accordo con l'amministrazione, con il comune, concorda che tipologie di espositori devono esserci. Questa sostanzialmente è la differenza. Sì, ma all'articolo 21, appunto, io non ho capito bene esattamente
come si organizzano l'affidamento ai privati, nel senso che si dice, fermo restando, comma 2 dell'articolo 21, fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate sia all'assegnazione delle concessioni di posteggio che quelle utilizzate per l'operazione di spunta prevista dai precedenti articoli, l'italiano zoppica da tutte le parti, ma insomma, ai convenzionali saranno affidati tutti o parte dei seguenti compiti. Non ho capito, le graduatorie si fanno con lo stesso metodo quando è affidata al privato e le fa il comune, oppure si affida anche la graduatoria? I criteri di formazione della graduatoria, diciamo così. Per quanto riguarda l'affidamento a privati, le fasi che vengono affidate a eventualmente privati, perché ora noi non abbiamo nessun mercato, nessuna fiera affidata come gestione a privati, vengono affidati soltanto questi elementi che sono indicati nell'articolo 21. Quindi, per quanto riguarda il bando pubblico e poi il rilascio delle concessioni, poiché la concessione, il rilascio della concessione spetta all'amministrazione pubblica, non può essere data, affidata al privato, ma rimane comunque in capo all'amministrazione pubblica. Quindi è soltanto l'organizzazione, diciamo così, la supervisione delle operazioni spicciole della gestione della fiera del mercato che potrebbero essere affidate, ma non la fase del bando e poi la fase del rilascio della redazione della graduatoria e la fase poi del rilascio delle concessioni che rimangono in capo all'amministrazione pubblica. Questo vale anche per le manifestazioni straordinarie di cui si parlava prima? Per le manifestazioni straordinarie la normativa fa una distinzione. La manifestazione straordinaria è, diciamo, una modalità un po' più agevole, più snella, perché non è previsto dalla normativa regionale la necessità di un bando pubblico, pertanto le associazioni che richiedono, propongono all'amministrazione di realizzare delle manifestazioni, ovviamente si accordano con l'amministrazione in base ad un disciplinare che viene condiviso sulle tipologie, sulle caratteristiche che devono avere queste manifestazioni, quindi fondamentalmente le tipologie poi degli operatori che parteciperanno. Questo consente anche di dare spazio maggiormente rispetto a quanto non avverrebbe per le fiere promozionali, dove c'è un bando che però è aperto praticamente a tutti, far sì che l'amministrazione possa concordare con le associazioni che gestiscono queste manifestazioni, di concordare le tipologie che possono essere anche operatori locali, quindi per dare spazio maggiormente all'economia locale, quindi agli operatori locali. Quindi è una forma consentita appunto dalla legge regionale proprio per agevolare, diciamo, l'economia locale. Proprio per questa finalità non vengono fatti bandi, ma l'associazione che avrà la gestione proporrà i propri diciamo, candidati, i propri partecipanti, che appunto potranno essere di vari settori a seconda del tipo di impronta che dovrà essere data alla manifestazione. Ma le manifestazioni che citavo prima, quelle che abbiamo visto ripetutamente in città, sono di quel tipo lì? Sono di questa tipologia. Sono tutte manifestazioni e sono normate dentro questo regolamento. Sono normate, è l'articolo 33 che prevede questa, che riprende praticamente quanto poi è stato stabilito dalla legge regionale 28 del 2005, che quindi viene riportato qua. Bene, ci sono altre domande a chiarimento? Allora, iniziamo la discussione. Faccio presente che tutti i gruppi di opposizione, ora si cambia Linea Civica, Fabio Comune e il Centrodestra per Empoli, hanno presentato un emendamento. Quindi, in attesa di fotocopiare e distribuire il documento, andiamo avanti con la discussione. L'emendamento va eventualmente approvato o discusso e votato prima della delibera. Quindi sì, vabbè, tanto allora andiamo avanti con la discussione mentre il segretario provvede alla fotocopia dell'emendamento. Ci sono interventi? Consiglieri?
Allora, nessuno? Bartoli, il ghiaccio rompi lo setro, lo rompi sempre te. Allora, la discussione su questo regolamento è viziata, come al solito, dalla metodologia con cui noi ci si approccia alla discussione in questo Consiglio. Io devo nuovamente lamentare che, nonostante gli accordi verbalmente presi, e credo dovranno essere presi in altro modo, io penso che noi dovremmo sancire per regolamento che alcune cose si fanno in un'altra maniera, nonostante gli accordi presi che dicevano che l'opposizione doveva essere coinvolta negli atti che hanno un impatto su interessi, su organizzazione della funzionalità della città, che coinvolgono attori esterni, sarebbe stato opportuno che i consiglieri venissero coinvolti anche nell'iter di definizione di questi provvedimenti, perché se si arriva come si arriva, e lo dico anche, vedo delle associazioni di categoria presenti, noi si arriva a discutere di questa cosa che mi sembra bella corposa, con due giorni prima il materiale a disposizione, due giorni prima della commissione, la commissione fatta quattro giorni prima, mi pare, del Consiglio, senza essere stati minimamente coinvolti nemmeno come uditori nel procedimento di definizione, di discussione di un atto come questo, atto che viene a valle di un provvedimento dirompente come la Bolkestein che va a intervenire su questa materia, e diciamo che la rappresentanza della città viene coinvolta in una maniera che definirei minimale. Penso non sia utile, penso sarebbe più utile fare in un altro modo, perché io sono convinta, rimango convinta, ma come si vede nel dibattito di questi giorni ci sono due visioni delle cose. Io rimango convinta che il confronto delle idee arricchisce le decisioni, le fa più competenti, più corpose, più solide, e non è perdita di tempo. Ma, come ripeto, su questo argomento, come si sta vedendo, le opinioni sono fondamentalmente molto profondamente differenti. Allora, io mi aspettavo e mi aspetterei che su un atto come questo si contestualizza e se ne dà anche una lettura politica in qualche maniera. Si dice quali sono gli atti intervenuti che ci mettono e in quale condizioni ci mettono per normare su questa materia, quali sono gli aspetti che si giudicano positivi e quali quelli negativi di questo nuovo contesto, e di conseguenza su quali obiettivi l'amministrazione pensa di impegnarsi e perché decide di fare determinate cose in un modo, perché vuole perseguire determinati obiettivi. Non mi pare di aver sentito questo ragionamento, fosse anche soltanto il ragionamento che non c'è alcuna discrezionalità su questa materia e quindi si piglia così com'è un atto deciso altrove e lo si applica. Direi che sarebbe in questo caso anche perlomeno opportuno dire se ci piace o no questa metodologia, però insomma, se non è proprio così, forse qualche discrezionalità magari ci si potrebbe avere, discutiamone e discutiamo su quali sono, secondo noi, perlomeno le cose da valorizzare di questa nuova situazione e che cosa si prova a fare con questo regolamento. Io penso che quello che è successo con la Bolkestein, sappiamo tutti, io non sono espertissima della materia, non mi sono letto, quello che credo sia il pericolo di questa normativa nuova, che è di stampo, come tutti sappiamo, liberista, deriva dalla filosofia dominante, che è quella della liberalizzazione di tutte di tutta la situazione economica. Il rischio che si naturalmente verifica con una liberalizzazione, si sarebbe verificato una liberalizzazione selvaggia, è la precarizzazione del lavoro anche in questo settore. Naturalmente tutti noi sappiamo che ci sono stati rendite di posizione, che ci sono anche degli aspetti positivi nel liberalizzare un settore, però il primo impatto che questo provvedimento poteva avere era quello di precarizzare il lavoro e quindi destabilizzare la vita di molte persone e anche ridurre i redditi di molte persone. L'accordo Stato-Regione è andato a intervenire, penso, su questo prioritariamente, e il risultato è questa, per una volta sola, norma che favorisce concessionari e rinnova di fatto le concessioni per 12 anni. Penso che in questo senso sia condivisibile che si sia provato a non far succedere un disastro fra tutti questi operatori. Ci sono degli aspetti positivi. Quali sarebbero gli strumenti che si potrebbero provare a utilizzare? Naturalmente, in una situazione che costringe a mettere a bando
i posti che prima venivano acquisiti una volta per tutte o quasi, ci possono essere anche le opportunità per andare a incentivare e sostenere alcune situazioni. Qui si sostengono le situazioni, i soggetti fragili, i portatori di handicap e i disoccupati e i giovani in qualche modo. Io non ho capito, per i giovani però mi pare, assessore, una domanda che mi era rimasta, per i giovani noi non abbiamo nel regolamento, non abbiamo posteggi dedicati, cioè siccome per gli handicappati sì e per... Dunque, quali sono le categorie per i disoccupati? Abbiamo il punteggio, ma per i giovani? Per gli under no, ma i posteggi dedicati no, non ci sono. No. Questo i posteggi ci sono per imprenditori agricoli e disabili. Ok? Imprenditori agricoli e disabili. Esattamente. Va bene. Allora, dicevo, si poteva, non lo so, lo domando anche qui, se si poteva anche introdurre una premialità sull'innovazione, per esempio, su alcune tipologie di comportamenti, per esempio la trasparenza sulla provenienza degli alimenti, sul trattamento, come si producono le merci che si vanno a vendere. Poteva essere un criterio da introdurre per dire chi rende trasparente la provenienza, la modalità di produzione, eccetera, ha un punteggio aggiuntivo. Lo domando, non lo so, perché... ripeto, quando ci sanno degli strumenti fra le mani e si usano, uno prova a darsi degli obiettivi. Io credo che i nostri obiettivi debbano essere sostenere i soggetti fragili, rendere permeabile anche questo settore il più possibile a soggetti giovani che vogliono entrare e vogliono cominciare a lavorare. In questo senso, per esempio, questa cosa che dicevo prima della spunta poteva essere utile anche, come dire, per favorire in qualche maniera l'imprenditoria locale e per far sì che si premiasse l'attaccamento, la tenacia nel volere entrare in questo tipo di settore, anche premiare chi aveva fatto tante volte la trafila della spunta anche senza riuscire a prendere il posteggio. Però dico tutto questo per dire che i criteri che si usano per fare le cose andrebbero esplicitati e confrontati, perché è lì che poi si vede da quale parte un'amministrazione vuole giocare. Quindi salvaguardare la stabilità del lavoro, contrastare l'altra cosa che potrebbe essere un obiettivo che io chiedo se l'amministrazione si dà o non si dà, io me lo darei, è quello di contrastare la collezione delle licenze. Ho visto che ci sono due posteggi massimo a mercato se il mercato è di una determinata dimensione e massimo tre se è più grande, credo che si vada in questa direzione, credo che sia opportuno. Non so se ci sono norme che contrastano il subappalto, perché anche questo io me lo porrei come amministrazione, l'intento di non favorire la rendita di posizione di quello che ha la licenza e che poi però fa lavorare gli altri e lui se ne sta a godersi un vantaggio che insomma gli viene semplicemente dall'avere ottenuto l'utilizzo di un suolo pubblico. Mi fermo sull'attribuzione sull'articolo 19, diciamo. Voglio invece ritornare sulle iniziative sull'affidamento a privati, cerco di essere rapidissima, perché io credo che invece su quello non si sia normato a sufficienza nel regolamento, non si dice praticamente niente, si mantiene una totale discrezionalità di rapporto fra l'amministrazione e il soggetto proponente un'iniziativa straordinaria, credo che sia il metodo che si è usato in questo anno, non si fissa nessun tipo di paletto, di vincolo a questo tipo di iniziative e nel svolgimento di questi anni invece abbiamo visto che un po' di paletti farebbero comodo. Ne dico uno, la permeabilità. Il suolo pubblico non si può dare in gestione la città per tot giorni a un privato in maniera che un soggetto, un'associazione, un soggetto che vuole fare attività promozionale non si possa presentare perché deve interloquire con un privato. C'è anche un problema di democrazia, ci sono stati referendum in alcune situazioni in cui siamo trovati a discutere con il soggetto che aveva in affidamento quella iniziativa per poter mettere un banchino per raccogliere le firme. Credo che queste sarebbero cose da dover normare, cioè il suolo pubblico, la città non può diventare privata mai, deve essere fruibile da cittadini sempre e anche un minimo di trasparenza in più su come si accettano questi progetti, su chi li presenta e come si accettano, quali sono i criteri che l'amministrazione si dà perché sia, diciamo, equo e chiunque sia messo nelle condizioni di poter presentare una iniziativa straordinaria in maniera trasparente, diciamo così, che fa
faccia riferimento a criteri che sono noti a tutti e non discrezionali, non estremamente discrezionali da parte dell'amministrazione. Sì. Allora, prima di proseguire la discussione della delibera va presentato e discusso l'emendamento. È un emendamento aggiuntivo, se non ho letto male. Chi lo presenta? Borgherini. Questo? Grazie Presidente. L'emendamento nasce da una discussione avvenuta all'interno della Commissione e punta essenzialmente a dare una valorizzazione a quelle imprese che hanno come... Vabbè, lo leggo, faccio prima. Articolo 19,5 lettera B, le parole... Le legge 95/95 sono aggiunte le parole ovvero le imprese il cui titolare risulta essere donna, ovvero le imprese con rappresentanti legali o soci donne che detengano almeno il 51% del capitale sociale. Molto semplice, si aggiunge una un discrimine valorizzante in più sul punteggio a quelle imprese che hanno come soggetto, diciamo, guida all'interno dell'impresa donne. Quindi semplice, lineare e va a valorizzare l'azione del regolamento. Bene, grazie Borgherini. Quindi come prassi, come abbiamo sempre fatto, quando viene presentato un emendamento si chiede se l'emendamento viene accettato. In questo caso lo chiedo alla Giunta, all'assessore. Posso dimettere? Sì? Si sente? Cioè dimettere oppure in aggiunta come è stato fatto nel primo... per non... Oppure in alternativa, sì, come era stato fatto nel... E poi di seguito... Va bene? Quindi invece che ovvero le imprese, oppure in alternativa e non in aggiunta, le imprese il cui titolare risulta quello che avete scritto. Bene? Quindi viene accettato l'emendamento? Allora, quindi l'emendamento viene accettato, quindi il regolamento da discutere e da votare diventa quello comprensivo dell'emendamento e allora andiamo avanti nella discussione. Ci sono altri interventi? Non ce ne sono? Tutto tace, Borgherini, prego. Grazie Presidente. Allora, nel merito di quello che ha detto anche la collega Bartoli, sì, è vero, sul merito di come siamo arrivati a questa discussione c'è qualche dubbio. Qualche dubbio, a dire il vero, che in parte può essere indicato, diciamo, contro la Giunta, perché in qualche modo, diciamo, si è seguito quello che è il regolamento e a maggior ragione siamo di fronte alla necessità di cambiarlo questo regolamento, perché non è possibile che un atto così importante, così fondamentale per la vita di un comune che prende una buona fetta degli atti fondamentali di cui un comune discute arrivi alla conoscenza dei consiglieri comunali solamente nel momento in cui è già finito il percorso di concertazione, è già finito il percorso in cui l'atto in qualche modo nasce, si confronta con la città e poi arriva in commissione. Questo, diciamo, scontra con quello che è la visione che almeno io come Presidente, ma anche come tutti i commissari, penso anche di maggioranza, abbiano sulla vita stessa della Commissione, cioè che la Commissione consiliare non è un organo che è chiamato a fare un passaggio formale su un atto fondamentale come questo, ma è un luogo dove in qualche modo è viva la conoscenza, è viva la partecipazione,
è viva la possibilità dei consiglieri comunali di svolgere quel ruolo che sono chiamati a svolgere dalla legge e dai cittadini che li votano. Di conseguenza penso, come ho detto in apertura della Commissione, che sia fondamentale avviare quel processo di revisione del regolamento che porterà in qualche modo, spero, ai consiglieri comunali, in particolar modo quelli membri di una commissione così importante come la prima, che ho l'onore di presiedere, ad essere informati sull'apertura dell'iter dell'atto, sui momenti di concertazione, sugli approfondimenti che la Giunta decide di fare in accordo con quello che è una roadmap che rimane di piena autonomia della Giunta, che ha la responsabilità di governo. È chiaro però che la possibilità di conoscere meglio quelle che sono le esigenze degli operatori e di approfondire il tema in maniera più esaustiva anche per i commissari di opposizione, ma in generale ovviamente per i membri della prima commissione, risulta essere un passaggio fondamentale per svolgere il ruolo che siamo chiamati a svolgere dalla legge. Nel merito, il regolamento a nostro avviso ha degli elementi direi abbastanza positivi, soprattutto per quanto riguarda un dato di fatto importante. Credo sia la prima volta che quasi tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa in qualche modo riescono ad approvare un qualcosa che abbia un legame l'un con l'altro. Questo è si critica sempre quando l'Unione fa acqua su tantissime cose, sulla maggior parte delle cose che purtroppo ha seguito fino ad oggi. È importante, a mio avviso, anche istituzionalmente, sottolineare quando si fa un passo in avanti. Questo, a mio avviso, è un passo in avanti nel metodo e nel merito. C'è poi da definire questo passo in avanti che coinvolga quegli organi che poi alla fine hanno la responsabilità di deliberare questo regolamento, e mi riferisco alle commissioni e al Consiglio Comunale, però è sicuramente un passo in avanti importante che va nell'ottica anche di dare certezza del diritto a quelle imprese che in qualche modo desiderano svolgere un'attività economica all'interno di questi benedetti 11 comuni e non costringerli tutte le volte a prendersi carta e penna e avere delle regole diverse a distanza di 10 chilometri da comune a comune, avere delle visioni completamente diverse delle norme specifiche che in altri comuni non ci sono. Questo è sicuramente un passo in avanti. Altri passi in avanti sono stati fatti nel merito, perché ovviamente è chiaro che, almeno per quanto mi riguarda, ma credo che sia una cosa che in qualche modo accomuni tutti, la visione dell'economia che viene portata avanti dalla Bolkestein è una visione dell'economia troppo lontana da quella che è il nostro tessuto di imprese e il nostro tessuto di imprenditori. Non perché i nostri imprenditori non siano sul pezzo o non siano capaci di essere concorrenziali con il resto del mondo, ma in qualche modo immette dei criteri forse da una parte giusti, perché si mira a distruggere quelli che sono dei vantaggi che in parte alcuni settori dell'economia ancora oggi ci sono e che sono ingiusti nei confronti di quelle nuove imprese che in qualche modo si affacciano sul mercato e che dovrebbero avere l'accesso a un mercato più trasparente, mettiamola così. Purtroppo per fare questo colpisce delle realtà che in qualche modo sono l'ultima ruota del carro. Non metterei sullo stesso piano chi ha delle concessioni demaniali da anni e anni e anni, e mi riferisco per esempio alle spiagge piuttosto che altre realtà, con chi sta svolgendo un servizio pubblico vero e proprio nei nostri mercati, nelle realtà locali. E di conseguenza poi alla fine però viene fuori anche un'altra riflessione, che è quella che se questa è l'Europa che in qualche modo stiamo portando avanti e stiamo difendendo a livello di governo, purtroppo ormai da troppi governi, c'è forse l'esigenza di rivedere quella che è l'aspettativa nostra nei confronti dell'Europa, perché o continuiamo anni dopo anni a cercare di aggirare regolamenti che i nostri stessi parlamentari votano,
oppure tendenzialmente c'è bisogno di cominciare a lavorare alla fonte, quindi mettere dei parlamentari forse un po' più preparati e, forse, e mi riferisco a, soprattutto alla storia del partito al quale provengo, perché insomma sono sempre memore che noi in Europa ci abbiamo messo i Vazzanicchi ai tempi, quindi tendenzialmente parlo allo specchio e me lo dico da solo, ma anche insomma un po' in tutti gli schieramenti c'è sempre stata una sottovalutazione di quella che è la norma comunitaria e di ciò che oggi in qualche modo questa norma va a scardinare all'interno del nostro ordinamento e in cui queste norme vanno a governare processi che per anni si è con assoluta precisione guardati bene da affrontare. Questa cosa non lo possiamo più fare, non c'è dato più di farla e di conseguenza c'è bisogno di prendere coscienza che è l'ora di avere un'idea diversa di Europa, non di abbandonare l'Europa, non di lasciare l'Europa, ma di reinterpretare quelli che sono degli strumenti che poi calano nella nostra vita quotidiana, che sia il lunedì o il martedì o il sabato, ma queste norme arrivano e cambiano il nostro modo di intendere il rapporto fra imprese e cittadini, fra cittadini e Stato e tra Stato e enti locali. Questo è fondamentale. Detto questo, e concludo, questo regolamento in parte aggira questa cosa, in parte la affronta in modo direi abbastanza sostanzialmente efficace. Bene ha fatto la discussione in commissione a porre alcune proposte che sono state, a dire il vero, recepite in maniera responsabile da parte della Giunta. Rimane il dubbio di fondo che è quello sulla necessità di rivedere sostanzialmente l'iter degli atti all'interno del Consiglio. Questo non è ovviamente responsabilità dell'assessore piuttosto che della Giunta in questo momento, ma è una responsabilità di questo Consiglio Comunale prendersi questa responsabilità, perché essere partecipi di questi processi significa migliorare gli atti, come si è visto responsabilmente grazie anche e soprattutto al contributo delle opposizioni, perché nonostante tutte le polemiche che in qualche modo si poteva fare su questo atto, nonostante che, ricordo, circa un anno fa il sottoscritto si sia dimesso per le stesse motivazioni per cui oggi mostriamo per l'ennesima volta responsabilità nei confronti della Giunta, è chiaro che ci sia qualche perplessità su questo punto, quindi sull'iter di metodo, che comunque è un iter corretto, però è un iter fallace da questo punto di vista e su cui dobbiamo intervenire nella sostanza per correggerlo e per consentire il miglioramento degli atti che questo Consiglio Comunale poi fa uscire. Per il resto, insomma, credo che il lavoro in commissione sia stato utile per valorizzare questo percorso. Grazie. Bene, grazie Volgrini. Altri interventi? Non ce ne sono. Chiudiamo la discussione. Ah, scusa, guarda, ero solo a pensiero. Mazzantini. Sì, grazie Presidente. Prima di fare un intervento sul punto dell'ordine del giorno, colgo riscontro l'intervento del Presidente Borgherini circa l'istanza di ridiscutere parti o punti del regolamento comunale. Da questo punto di vista noi anche in quelle stesse sedi abbiamo già manifestato più volte in passato, nel corso di questo mandato, come a nostro avviso il regolamento comunale vigente sia un regolamento che secondo noi non presenta difetti o profili che necessitino di integrazioni o modifiche. Tra l'altro, e visto che ne parliamo, sono nuovamente a evidenziarlo, è un regolamento relativamente recente, perché risale appena allo scorso mandato e soprattutto fu il frutto di un confronto e di una condivisione da parte di maggioranza e opposizione. Dopodiché, chiaramente, se il Presidente Borgherini, nel pieno delle sue funzioni, decide di porre la questione nella Commissione prima, è ben legittimato, e a quel punto poi ascolteremo quelle che sono le questioni che vengono sottoposte e ci confronteremo su quelle.
mi sembrava doveroso, visto che il consigliere Borgherini aveva posto fin da stasera la questione. Dopo detto questo, premesso questo, venendo invece alla delibera per come emendata stasera, noi condividiamo l'impianto della delibera e anche l'integrazione frutto dell'emendamento che le opposizioni hanno presentato stasera e che peraltro era stato anche oggetto, come ricordato dal consigliere Borgherini, di interventi nel corso della stessa commissione, così come appunto aveva ricordato. Quali sono i tratti che meritano di essere evidenziati? Condivido quello che, anche in questo caso, riprendo quello che diceva il consigliere Borgherini, e lo condivido relativamente alla politica del territorio su questo tema, sul metodo e sul merito per come sono stati portati avanti nell'Empolese Val d'Elsa. Indubbiamente un tema del genere necessita di una visione di area e quindi è un bene che si sia proceduto in questo modo. Entrando poi nel merito della stessa delibera e quindi del piano, innanzitutto c'è da evidenziare positivamente come venga valorizzato il percorso pregresso di coloro, dei soggetti che fino ad oggi hanno investito sul territorio, ed anche questo fu oggetto di sottolineatura già in commissione. Quindi importante che si venga a tutelare una professionalità che si è sviluppata su questo territorio e quindi conseguentemente il punteggio importante che viene assegnato a chi è portatore di questa esperienza e di questa professionalità. Al contempo si saluta favorevolmente l'idea di cercare, provare a dare una risposta anche sotto questo profilo, così come è stato fatto in passato su altri, a quelle che sono alcune tra le più gravi criticità economico-sociali che caratterizzano la fase storica che stiamo vivendo in questo Paese, e quindi l'attenzione a chi si fa carico di una iniziativa imprenditoriale che, vista la giovane età e le difficoltà che oggi tutti incontrano, richiede un'attenzione da parte delle istituzioni, al tempo stesso un'attenzione a chi magari da un lasso di tempo considerevole è iscritto nelle liste di disoccupazione. E prima facevo presente come questo mandato, già in passato su altri provvedimenti anche di natura fiscale, vi sia stata questa attenzione anche in via sperimentale. Mi viene in mente quanto fu approvato in termini di TASI nel 2014. E altresì si guarda con attenzione, giustamente, a quelle famiglie che sono portatrici di maggiori difficoltà da affrontare, e quindi quei 10 punti in più per ogni figlio disabile, ma anche agli stessi portatori di disabilità. Quindi questo piano del commercio ci convince perché da un lato presta attenzione ai profili di carattere più prettamente economici e alle esperienze e alle professionalità che si sono radicate su questo territorio, e perché dall'altro considera e valorizza e soprattutto cerca di riscontrare positivamente quelle criticità che più di altre e più attinenti alla materia si riscontrano oggi in questa fase storica del nostro Paese. Quindi il nostro sarà un voto favorevole, come penso si sia capito dall'intervento. Grazie. Grazie Mazzantini. Altre? Non ci sono altri interventi. Allora, passiamo alle dichiarazioni. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni. Allora, Bartoli. Allora, il nostro voto non sarà un voto favorevole perché secondo noi ci sono delle carenze. Allora, ci sono delle cose condivisibili in questo regolamento. Credo che, mi pare di aver capito, ci viene detto sono i vincoli che ci sono obbligatoriamente derivati dall'accordo Stato-Regione, quindi questo è anche il motivo per cui più facilmente si è messo insieme probabilmente anche tutta l'Unione, perché se si deve fare una cosa e va fatta in quel modo, è più facile.
Secondo noi però ci sono, come dicevo prima, soprattutto sulle iniziative commerciali straordinarie che sono state ampiamente usate in questo tempo, c'è una assenza completa di criteri obiettivi. Per esempio, mi veniva in mente, non ho capito bene, scusa, perché prima poi si è lasciato cadere, la filiera corta, il sostegno alla filiera corta, il mercatale, se si continua a fare sempre in quella forma lì. Però per esempio anche mettere dei criteri preferenziali per questo tipo di iniziative, che siano quelli per esempio di sostenere l'imprenditoria locale, di favorire chi è ambientalmente virtuoso, di favorire la filiera corta, si potevano dare qualche criterio che fosse appunto trasparentemente letto per fare anche le iniziative straordinarie. Secondo me questo lascia una eccessiva discrezionalità all'amministrazione. Che scusami, dimmi. Però sono due cose totalmente diverse. Per quanto riguarda la filiera corta, alla base c'è un decreto ministeriale del 2007 che è diverso e lontano dal commercio su aree pubbliche. Il commercio su aree pubbliche si basa sulla legge 28 del 2005 che disciplina l'attività commerciale. La vendita di prodotti agricoli è disciplinata da un'altra normativa, quindi la vendita di prodotti agricoli è disciplinata, la filiera corta è disciplinata da questo decreto ministeriale che nulla ha a che vedere con il piano del commercio su aree pubbliche, per cui non può essere ricompreso in questo perché è un altro tipo di normativa, quindi sono due cose che coesistono ma non possono essere inserite. Il mercatale non è compreso nel... perché ha una disciplina diversa, quindi viene trattato in modo diverso perché la filiera corta viene proposta dalle associazioni di categoria dei produttori agricoli o direttamente dai produttori agricoli, quindi sono proposte che, come prevede il decreto ministeriale del 2007, vengono proposte direttamente all'amministrazione con un disciplinare per l'istituzione dei mercati di filiera corta, sulla base di un disciplinare che l'amministrazione ovviamente può accogliere. Però è totalmente diverso, separato dal commercio su aree pubbliche. Benissimo, questa è una cosa che non sapevo e che adesso ho più chiaro. Non ci deve essere, però quel diciamo obiettivo lì si persegue comunque in altra maniera. Però questo non toglie che le iniziative che vengono fatte come iniziative straordinarie abbiano anche quelle da essere in qualche maniera controllabili e normabili. Ma in qualche modo nel regolamento è previsto che alla fine dell'anno in corso, quindi per l'anno successivo, le associazioni che ritengono di proporre all'amministrazione la realizzazione di manifestazioni commerciali facciano le loro proposte affinché vengano valutate e calendarizzate, di modo che viene fatta una data pubblicità a questi eventi affinché non si sovrappongano o non si duplichino, e che per avere un percorso più trasparente nel corso dell'anno successivo. Ma permesso dalla discrezionalità da parte dell'amministrazione, in fondo non mi ricordo che articolo è, però c'è il 33, c'è scritto proprio la discrezionalità, cioè se ci sono degli eventi simili, ovviamente cioè, uno può decidere, no, di non fare il doppione sostanzialmente. Per cui evitiamo da questo punto di vista. Esplicitavo anche le preferenze di argomento, di per esempio si parla di integrazione fra soggetti, commercio equo, etnici, eccetera. Non lo so, faccio per dire qualche esempio. Le priorità che l'amministrazione riteneva più congrue io le mettevo, anche per dare una cornice di riferimento, e soprattutto mettevo limiti e paletti alla fruibilità della città durante gli eventi. Anche questo è successo, polemiche su più di una cosa, non c'è nessuna regola. È nobile quello che dice, però cioè, poi bisogna anche vedere la progettualità e l'imprenditore che comunque sia propone alcune cose, perché io posso avere in mente, no, di poter fare una svariata tipologia di soggetti, ma se poi non c'è, cioè io faccio una chiamata e nessuno mi risponde, cioè... Ma se io metto delle priorità nelle mie preferenze, quando arriva quello in quella priorità, c'è una, vantaggio, no? Facciamo finire la dichiarazione. Certamente, io capisco che l'amministrazione si voglia tenere la discrezionalità. Credo che sarebbe stata l'occasione per confrontarsi un pochino sulle cose che ci piacerebbe di più avvenissero. Quindi il nostro voto non può essere favorevole. Bene, altre dichiarazioni? Non ce ne sono?
scusatori votanti. Ah, Borgherini. Sì, entrambi i gruppi, Linea Civica e Ora si cambia, si asterranno sul regolamento. Soprattutto, e ci tengo a ribadirlo, in relazione all'aspetto di procedura, non nel merito, e siamo convinti che questo segnale per l'ennesima volta possa essere un segnale comprensibile alla Giunta e alla maggioranza affinché queste storture possano essere superate. Grazie. Grazie Borgherini. Altri? Non ho altre prenotazioni. Allora, scrutatori, votanti. Scrutatori? 21. Non sentivo la voce. Allora, 21 votanti, punto numero 12, regolamento e piano comunale per il commercio sulle aree pubbliche, l'approvazione, tenendo presente che è comprensiva dell'emendamento all'articolo 19 che è stato accettato. 21 votanti, favorevoli? Allora, tutta la maggioranza, grazie. Contrari? Astenuti? Tutta l'opposizione. Allora, votiamo l'immediata eseguibilità. No, c'è l'immediata eseguibilità, ne ha sulla delibera? No, c'è. No, sulla delibera? È stato accettato? È stato accettato, quindi. Immediata eseguibilità, allora stessi votanti, favorevoli? Unanimità. Bene. Sono le 20 e 24, quindi sospendiamo, riprendiamo fra 40, alle 9, anche perché prima dell'inizio della ripresa convoco la conferenza per il gruppo per definire alcune cose procedurali sul consiglio di stasera.